Bentrovati, ancora per voi Tutto Libri, il nostro inserto culturale. Oggi vogliamo tuffarci a piene mani nel genere più seguito, il giallo, il thriller sicuramente, e siamo con Cosimo Massaro per presentarvi un suo lavoro, La moneta di Satana. In questo libro si affronta un problema che abbiamo già trattato noi già qualche tempo fa in un paio di occasioni. Tutti ricorderanno le teorie del grande Auriti sul famoso Simek, che ebbe anche molta fortuna a suo tempo. Poi purtroppo Auriti non è più tra noi ed è anche tramontato simultaneamente o quasi il Simek. È rimasto qualche cultore sicuramente, è rimasto anche qualche ricordo fortunato di questa moneta che per un po' di tempo è stata in quel di Guardia Grele con un certo successo. Era una moneta di scambio interno, diciamo così, ed per un certo periodo di tempo fu un vero e proprio successo. Ma noi stasera non vogliamo esattamente trattare di queste teorie, peraltro sconvolgenti, sull'economia di Auriti, ma di questo thriller che si intitola La moneta di Satana, e lo facciamo con Cosimo Massaro, giovane autore pugliese alla sua prima nuova esperienza. Tra l'altro benvenuto, lei è un atleta di pregio. Sì, sono un agonista pure, ho praticato tanti anni kickboxing, e quindi ho fatto diciamo molte gare, quindi oggi sono un maestro pure di arti marziali, però non è il mio lavoro principale quello, io mi occupo di arredamenti. Dice, cosa c'entra tutto questo? Che attinenza ha decidere di scrivere un libro di questo genere, soprattutto per il suo mondo, perché lei è anche un esperto di arredamento, tra l'altro. Sì, vabbè, diciamo non c'entra nulla direttamente con l'esperienza dell'arredamento, però c'entra molto con, diciamo, il libero, sono un libero professionista, quindi cosa accade? Sto nel mondo del lavoro, vengo da una famiglia che ha sempre lavorato nell'arredamento, quindi con un'ebanisteria con mio padre, poi collaborando anche con architetti, vabbè, diciamo, in tutti questi anni io ho fatto delle ricerche, ho fatto delle analisi, come se le fanno un po' tutti, cioè lavoriamo anche bene, pur lavorando non si riesce ad andare avanti. Tutte queste cose, queste domande, questi perché mi hanno messo dei dubbi, allora ho cominciato a fare un mio percorso culturale, di ricerca, e in tutte queste letture che sono andato a fare, ho capito poi un pochettino, in parte, credo di aver capito qual era il problema. A volte i pensieri sono come le ciliegie, quando ci si mette a riflettere, una tira l'altra, e allora lei ha detto, di chi è la colpa di tutto ciò? Allora, in questa cosa, in tutte queste mie letture, in questi miei studi, poi sono arrivato alle teorie del professor Auriti, ecco, arriviamo lì e vado subito al nocciolo della questione. Dove il professor Auriti, il grande professor Auriti, un vostro conterraneo, che io mi dispiace, cioè, per non averlo potuto conoscere di persona, però grazie a internet, grazie a tante persone che oggi divulgano il suo messaggio, sono riuscito ad apprendere tutta la sua scuola monetaria, quindi si trovano in rete i suoi libri, c'è tanta gente che divulga, altri professori, sono diventato amico anche del professor Cianciarelli, ho partecipato a varie conferenze, quindi da anni mi sono occupato di questa tematica, quindi il signoraggio bancario, la moneta oggi viene creata dalle banche centrali, però questa moneta, cioè il professor Auriti ci ha fatto capire che è semplicemente carta, cioè non ha più nessuna copertura aurea. Dopo il 1971 sono decaduti gli accordi di Bretton Woods, quindi la moneta, essendo semplicemente carta, le banche centrali la stampano e ce la prestano. Però nel momento in cui ce la prestano non è che ce la donano, ce la regalano, ce la prestano, quindi ci indebitano. E la cosa fondamentale, alla base di tutti gli stati, quindi di tutte le popolazioni, abbiamo questo eterno debito pubblico, che viene definito pure inesigibile, non si può coprire. E la maggior parte per un motivo ben preciso.
Ben preciso, in effetti, perché si dovrebbe raccogliere tutta la massa monetaria che c'è in circolo e nemmeno si riuscirebbe a coprire. Perché? Perché mancherebbero pure i soldi per pagare gli interessi. Perché, ad esempio, il denaro per coprire gli interessi non viene nemmeno stampato, il denaro per coprire gli interessi. Quindi si nota che alla base c'è un sistema perverso che ci tiene un po' tutti sotto scacco. Il grande professor Aurite diceva: tutti i popoli del mondo stanno sotto la spada di Damocle, cioè quindi sotto questa spada che ci mette in crisi. Attualmente si vede pure quello che accade oggi, una crisi in Argentina, oggi in Grecia, cioè questi economisti, personaggi che lavorano nell'alta economia possono far uscire crisi da un momento all'altro in un paese, cliccando semplicemente su un bottone ti fanno scoppiare la crisi da una parte all'altra del mondo a piacere loro. Oggi non ti coprono il tuo debito pubblico, vai in crisi, non puoi pagarlo. Vabbè, ora qui parliamo di macroeconomia, noi andiamo anche per le cose spicce, ci siamo resi conto che tutto il sistema è messo in crisi. Cioè, dal piccolo artigiano, oggi vediamo tanti artigiani o tanti industriali che si suicidano pure, cosa che diceva anche Auriti. Cioè, arriverà il momento che ci sarà il suicidio da insolvenza. Infatti ci fu una denuncia da parte del professor Auriti all'epoca, se non erro nel 93, che denunciò, voglio dire, per queste cose qua, per istigazione al suicidio. È una casistica che tra l'altro già è ricorrente. Che è ricorrente. Giorni. Vabbè, non voglio entrare ora proprio nel merito di tutta questa situazione, perché poi la cosa, pur essendo semplice, richiede un percorso culturale molto dettagliato, cioè a capire che cos'è la moneta, chi è che dà valore alla moneta. Cioè, infatti il professor Aurita ha fatto capire una cosa semplicissima: la moneta, non avendo più nessuna copertura aurea, è una semplice e pura convenzione fra cittadini. Quindi cosa significa questo? Che se tra cittadini l'accettiamo come convenzione, il valore lo accreditiamo noi alla moneta, ma non la banca centrale che lo emette. Perché la banca centrale fa semplicemente l'opera tipografica, stampa e basta. Però se si accredita il valore poi della 100 euro, che è semplicemente carta, che fondamentalmente varrebbe pochi centesimi, e ce la vende allo Stato come il valore nominale di una 100 euro, allora lì, cioè, come diceva Auriti, questa non è solamente usura, questa addirittura può essere considerata quasi truffa. E ci fu la denuncia del professore in questo. È comunque un valore convenzionale. Però dobbiamo dire talmente convenzionale, così insito nella nostra accezione, che è veramente difficile, mi rendo conto, farlo a capire a chi ne stiamo parlando. Però io da lei stasera non voglio pretendere che si trasformi in un economista, perché non sono un economista, in effetti, ci tengo a precisarlo. Non è questo il problema, ma io vorrei capire da cosa nasce la moneta di Satana, questa sua opera. Ecco, prende direttamente le mosse da questa questione. Allora, prende direttamente le mosse da questa questione e mi ha stimolato a fare un passo successivo, uno step successivo all'opera del grande Auriti. Cioè, quale? Fino ad oggi sono stati scritti, principalmente da Auriti e poi da tanti altri economisti, sempre libri molto dettagliati e tecnici, appunto scritti con linguaggio tecnico, quindi anche dell'economista. Difficilmente comprensibile, difficilmente veramente difficile da capire. Io anche i testi di Auriti li ho letti molte volte per riuscirli a comprendere, anche mancando, voglio dire, di quella preparazione tecnica. E cosa ho voluto fare? Nel costruire una trama tipica da romanzo thriller, ci ho integrato tutta la scuola monetaria auritiana, quindi poi anche il CIMEC, spiego che cosa è stato il CIMEC, spiego dove questi poteri forti, se vogliamo, hanno impostato un certo sistema economico a favore loro. Allora, e tutto questo per divulgare maggiormente il messaggio di Auriti, cioè sperando che un libro del genere possa arrivare a un'altra fascia di gente, cioè non solo quella tecnica,
ma anche quella che va a prendersi un romanzo, che si prende il romanzo, legge una bella storia intrigata, con omicidi, colpi di scena, inseguimenti, cioè un racconto spettacolare, no? Che si appassioni alla storia, ecco, più che altro, però nello stesso tempo apprenda delle nozioni su tutto quello che abbiamo accennato ora in questo momento. Ma quindi Cosimo Massaro, lei mi sta proponendo una vera e propria opera che è un ibrido tra un saggio e un thriller. Perfetto. Un qualcosa di nuovo, anche di inusuale, devo dire. Forse di inusuale, in effetti tanto è vero che io, anzi, voglio ringraziare il mio editore, Tabula Fardi, nella persona di Marco Soffanelli, che ha creduto in me dal primo momento. Però ad esempio anche con lui ho parlato, ho detto: Marco, io ci tengo che venga messa dietro la bibliografia, nel senso, non è solo un romanzo, quindi deve, come dire, far accendere delle scintille in chi lo legge, con un linguaggio molto semplice, però poi a chi si accende quella piccola fiammella dietro può trovare tutta una sorta di bibliografia dove può studiare e prendere le fonti all'originale, perché io tengo a precisare questa cosa, io non so dei riferimenti bibliografici, sì, gli do i riferimenti bibliografici, io tengo a precisare che io non sono lo studioso, perché per questa cosa qua ci stanno tanti altri professori, sono un appassionato, e quindi ecco perché anche la scrittura di un romanzo, perché non mi sentivo nemmeno in grado di scrivere poi un libro tecnico, con linguaggio tecnico. Io ho scritto un libro d'avventura, come stavo dicendo prima, col thriller, con un linguaggio semplice per far capire il messaggio del rito in maniera semplice, con parole semplici. Le grandi opere però, si sa, nascono dalla passione, e questo non è un complimento gratuito che voglio fare stasera al giovane Cosimo Massaro, però certamente è un'opera da leggere. Allora, visto che lei ci ha incuriosito alquanto, devo dire, abbiamo ancora qualche minuto a disposizione per leggere un paio di passi estratti dalla Moneta di Satana. Va bene, io diciamo che lascio poi tutta la sorpresa del lettore, quindi mi accingo semplicemente a leggere un po' l'inizio, diciamo, dove avviene, accade la prima vittima, ecco, perché comincia questo libro già subito con una vittima. Una specie di proscenio, apriamo. Sì, è un prologo dove accade questo omicidio, e poi da qui si ripercuote su tutta la storia del romanzo, perché il personaggio che viene ammazzato sarebbe un giornalista che lavora alla RAI, che è venuta a conoscenza di questa colossale truffa, vuol fare un programma televisivo. Però i poteri forti, quando vengono a conoscenza di questa situazione, fanno in tutti i modi, cioè mettono in piedi tutti i mezzi per cercare di fermarlo, fino ad arrivare poi all'omicidio. Io ora leggo giusto un po' l'inizio. Sono le 21:30 di una tiepida serata di inizio primavera, quando un imprenditore, un importante giornalista della RAI, Enrico Costa, sta rientrando a casa dopo il lavoro. Vive in un appartamento di un condominio situato in uno dei più esclusivi quartieri di Roma, i Parioli. La casa è curata fin nei minimi particolari. Nella bellissima e ampia zona giorno la grande vetrata si affaccia su di un terrazzo pieno di verde. L'arredo è moderno, ma alcuni mobili dell'antiquariato del Maggiolini e altri vari pezzi da collezione si inseriscono piacevolmente nel contesto. Della casa si era occupata con molto gusto sempre la moglie, e ogni volta che entrava aveva la sensazione che lei fosse ancora lì. In realtà erano ormai passati 2 anni, quando un cancro fulminante se la portava via. Per fortuna, grazie alla figlia Sara e il suo lavoro, Enrico era riuscito ad uscire da un brutto periodo, e ultimamente si stava occupando di un progetto importante che, a suo giudizio, avrebbe sconvolto l'opinione pubblica. Enrico, infatti, oltre ad essere un importante giornalista, è uno stimato conduttore televisivo di un seguitissimo talk show serale, dove vengono portate a conoscenza il grande pubblico, attraverso inchieste ben articolate, scottanti temi. Purtroppo questa volta il progetto su cui stava lavorando era decisamente fastidioso per l'oligarchia dei potenti, che, prontamente informati, decidono di fermarlo a tutti i costi. Diciamo, poi prosegue, però lascerei un po' al lettore. Beh, già solidificato parecchio la fantasia dei lettori, una lettura che tra l'altro consiglierei parecchio, soprattutto in vista della rinquarsi della bella stagione, che può essere anche una lettura
di cultura, non solo di intrattenimento. No, di cultura, anche perché io poi ci stanno poi anche molte cadute nella storia, c'è un revisionismo storico anche in parte, perché fa tutto, cioè, è tutto un processo storico, cioè non è che la moneta oggi nasce così di punto in bianco, cioè questo sistema ci sono voluti secoli che venisse impostato in questo modo, e quindi in virtù di questa situazione ci stanno molti riferimenti storici anche del passato all'Unione d'Italia, come è stata fatta secondo questo, cioè da un'altra prospettiva, vedendola un pochettino con una veduta della storia un po' più ampia, no? Non vorrei uscire dai binari della presentazione di questo libro di Tabula Fati, La moneta di Satana, però certo qualche domanda viene fuori, cioè ci sarebbe bisogno di comprendere il concetto che perorava anche la buonanima di Auriti, che ancora secondo me è presente, che sosteneva che in realtà il popolo è proprietario della moneta. Perfetto. Pur senza averla realmente. Allora, diciamo che la moneta, essendo noi che per convenzione l'accettiamo e la scambiamo, noi cittadini, e il valore della moneta glielo diamo noi, glielo conferiamo noi. È un valore simbolico? Non no, non è solo un valore simbolico, dobbiamo stare attenti a questa cosa, perché la moneta è convenzionale, come oltre a essere convenzionale perché l'accettiamo, cioè per il fatto che l'accettiamo, è rappresentativa degli oggetti che noi andiamo a creare, cioè che ne so, cosa diceva Auriti? Noi creiamo una penna, creiamo un libro, in sé per sé il lavoro che facciamo sta nel libro, però poi ci vuole, se questo libro lo vendiamo per dire a un euro, noi dobbiamo creare, stampare un euro che rappresenti questo libro, se stampiamo due libri dobbiamo creare due euro, cioè rappresentativi per ogni libro che abbiamo creato, per ogni penna, cioè questo si va a riportare al PIL, al prodotto interno lordo, cioè in base al PIL, al prodotto interno lordo bisogna stampare tot moneta, però questa moneta che si stampa è anche di per sé un valore, cioè il valore che rappresenta l'oggetto creato, quindi non è semplicemente un valore solo e puramente convenzionale, ma bensì diventa valore di per sé, e Auriti definiva questa cosa qui in un modo, la moneta è la misura del valore, cioè la misura del valore, ma anche valore della misura, ecco proprio in questo concetto, cioè essa stesso acquisisce valore. Cosa intendeva con questo? Faceva l'esempio molto semplice, banale, per farci capire questo meccanismo. Il metro, che ha sempre la stessa distanza, è convenzionale, con il metro misuriamo la lunghezza, però il metro anche ha esso stesso la caratteristica di essere metro, cioè di avere quella distanza. Così il chilometro, così il peso anche, non so se è chiaro, cioè ogni unità di misura acquisisce la stessa caratteristica di quello che devi misurare, cioè se noi prendiamo ad esempio un peso pure, il chilo ha la qualità del chilo, cioè se tu devi misurare un chilo di frutta, metterai sull'altro lato della bilancia convenzionalmente un chilo fatto magari di piombo, però convenzionalmente esiste. Così è anche la moneta, cioè acquisisce lo stesso valore dell'oggetto che deve misurare, quindi è reale valore, è un valore aggiunto, in pratica dice Auriti duplica il valore della produzione che viene realizzata a livello nazionale, quindi di questo valore deve essere accreditato ai cittadini, non addebitato, mentre oggi è la banca che se lo accredita questo valore, semplicemente stampando moneta, carta, e si accredita di questo valore addebitandocelo, in quel caso, come dice Auriti, la moneta deve nascere di proprietà dei cittadini e accreditato ad ognuno come reddito di cittadinanza. Allora, in poche parole, cosa dovrebbe ritornare a fare lo Stato? A ristampare moneta, ma lo Stato, come zecca dello Stato, oppure una banca centrale, però in virtù di come tipografia. Cioè, Auriti diceva, io la voglio pagare pure la banca, ma semplice come lavoro tipografico, non per il valore, perché la banca fondamentalmente non c'è nessun lavoro dietro nella creazione della 100 euro, per dire, non c'è un vero lavoro,
cioè non c'ha uno che lavora lì e si suda la 100 euro, la stampa e la dà, è chiaro, e la presta. È un concetto chiaro, ma comunque, diciamo, nella sua chiarezza in un certo modo è sconvolgente, perché scompaginerebbe tutta l'economia mondiale. Quello sì, in effetti la scuola monetaria auritiana si basa su concetti completamente agli antipodi dall'economia come sta navigando, cioè è proprio agli antipodi. Cosimo, allora, nel consigliare ancora di più la lettura del suo thriller, ripeto, La moneta di Satana, per le edizioni Tabula Fati, allora le chiederei di leggere un ultimo passo, perché già siamo andati oltre il nostro tempo. Prendo proprio quel concetto che stavamo parlando prima. Quindi, di preciso, cosa intende Euriti quando afferma che la moneta è anche valore della misura? Chiede nuovamente lei, in questo caso Sara. All'ulteriore domanda interviene Alberto. Significa che tutte le unità di misura hanno la stessa caratteristica di ciò che devono misurare. Ad esempio, il metro ha la qualità della lunghezza perché rappresenta l'oggetto misurato, oppure il chilo ha la qualità del peso perché rappresenta l'oggetto pesato. Tutte le unità di misura alla base sono convenzioni, quindi gli uomini sono concordi nello stabilire che il metro debba avere quella lunghezza e un chilo deve essere sempre rappresentato in una determinata quantità di peso. Ciò come influisce sulla moneta? Alla base è fondamentale, perché cambia completamente il principio della moneta. Perché? Andiamo con ordine. Per rendere le cose più semplici, abbiamo stabilito che la moneta è un'unità di misura che quantifica il valore delle cose. Esatto, conferma Sara. Quindi, come ogni unità di misura, ha un parametro fisso, stabilito per convenzione. Anche la moneta, essendo il metro che misura il valore delle cose, deve avere le stesse caratteristiche degli altri misuratori. Condividi? In effetti, se riteniamo che la moneta è un'unità di misura, è giusto che debba avere un valore fisso, conferma Sara. Questo non permetterebbe speculazioni finanziarie. La moneta è un bene reale, oggetto di proprietà. Anche se per creare questo bene è sufficiente una convenzione, però bisogna capire che il valore della misura è il potere d'acquisto della moneta. Il godimento di questo potere d'acquisto deve essere esclusiva del portatore, cioè del popolo, aggiunge Alberto. Vabbè, non mi dilungo più nella lettura, però questi concetti sono espressi in maniera molto semplice in questo mio lavoro, sperando di aver fatto una buona opera, cioè un buon lavoro nel divulgare le teorie e la scuola monetaria di Euriti. Nel breve tempo a disposizione abbiamo sicuramente potuto fornire un breve ma conciso e succoso assaggio squisito della moneta di Satana a cura delle edizioni Tabula Fati del nuovo autore Cosimo Massaro, a cui facciamo i nostri migliori auguri. Devo concludere perché è scaduto il nostro tempo, ricordandovi, come sempre faccio in ogni termine di trasmissione, che TRSP Radio Televisione trasmette in tutta Italia su Sky 886, in tutta Europa, Medio Oriente e Nord Africa su Hotbird e in tutto il mondo in streaming, nonché su alcuni segnali sia a livello analogico che digitale. Ma soprattutto ricordate, la nostra forza siete voi, dateci forza. Con questa stessa trasmissione ci vediamo ancora una volta mercoledì prossimo. Grazie della vostra cortese attenzione e auguri a Cosimo. Io vi ringrazio tanto per avermi ospitato qui da voi e sono stato onorato di essere partecipe. Grazie a lei Cosimo, ci vediamo la settimana prossima. Popolare della moneta. Oggi la moneta nasce di proprietà della banca che la emette prestandola ai cittadini. Noi vogliamo che nasca di proprietà dei cittadini e che sia accreditata ad ognuno come reddito di cittadinanza.